Mettetela come volete, maggiore. Questo è l'ultimo avviso per voi e i vostri rubagallini. Che avete detto? Rubagalline. Fratello, ti ricordo che tu non sei uno sceriffo, ma un ladro di cavalli e neanche tanto in gamba. Qui c'è un fante di troppo. No, qui c'è un maggiore di troppo. Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima. He's the top of the West, always cool. He's the Ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami. Mi chiamano Trinità. Trinità. Madre de Dios, chi è quell'ombre, signor? La mano destra del diavolo. Cassetti e a riempire scatole e scatoloni. Il fallimento da record della banca d'affari lascerà senza lavoro 26.000 persone in tutto il mondo, 6.000 in Europa. Chiuderanno i battenti anche le due sedi italiane, 140 persone, una a Milano, l'altra, quella che stiamo vedendo, a Roma. Ma non sono solo queste le conseguenze del super crack della Lehman Brothers. Dobbiamo mantenere un'allerta straordinaria, ha detto non a caso oggi il presidente della Banca Centrale Europea, che pochi giorni fa aveva avvertito: finora le crisi finanziarie hanno colpito solo la periferia del mondo industrializzato, ora il nostro sistema è stato colpito al cuore. Che non sia ancora finita, lo pensa anche il direttore generale del Fondo Monetario, Strauss-Kahn. D'altra parte, la bancarotta della Lehman è enorme, la più grande della storia, 640 miliardi di dollari di debiti che aprono buchi nei bilanci di gran parte delle maggiori banche e società finanziarie del mondo, o perché sono azioniste del gruppo fallito, o perché hanno rapporti finanziari aperti con esso. Nel nostro paese, comunque, spiega la Banca d'Italia, che segue la situazione insieme alla Consob, i rischi risultano limitati. Il terreno.
È l'ultimo avviso, sceriffo. Chi è quell'ombra, signor? La mano sinistra del diavolo. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? Per evitare che il film venga censurato, il nostro avvocato consiglia di oscurare scene problematiche o di alterarne il suono. Chiediamo la vostra comprensione. Oggi siamo qui riuniti insieme per sconfiggere coloro che parlano senza fare, coloro che promettono senza mantenere. Noi non siamo parole, noi siamo la garanzia di un paese che non è schiacciato dalle tasse, dalla disoccupazione, dalla povertà. Un paese che può diventare sempre più grande, sempre più forte. Cari amici, c'è un piccolo rinfresco. Vi prego di farci compagnia, perché in verità vi dico, le nostre angurie crescono abbondanti. Prendetene e mangiatene tutti. Grazie. Un'esperienza fantastica, se lo aspettava. Guardi, io faccio il mio lavoro e non tradisco, e questo la gente lo sa, lo sente col cuore. Un'esperienza fantastica, sindaco Topolino, un'esperienza fantastica. Sindaco, vincerete? Sei tu a dirlo. E questo è tutto, un'esperienza fantastica. La linea a questo punto allo studio, arrivederci. Lo scorso anno abbiamo raccolto 12 tonnellate di cacca sulle nostre spiagge. Ne abbiamo abbastanza della nostra cacca. Cagate a casa vostra. Vota Topolino e avrai il 73% in meno di cacca. Topolino, per una Topolonia pulita. Tre motivi. Il primo è perché ha una faccia da c***o e io mi sono rotto i coglioni di vederlo. Il secondo è perché è un c***o e io mi sono rotto i coglioni di essere derubato. E il terzo è perché è un c***o e spara c***o. E io mi sono rotto i coglioni di sentirlo. Questo film sì, uscirà, forse lo bloccheranno, andrà ai festival, ma io sinceramente che possa servire a qualcosa non ci credo. Per venire qua ho detto no a tre cose pagate, voi per venire qua avete detto no a niente. No, quando sono a Berlino, dove abito ogni tanto, e me ne sto lì con il mio caffè, il mio giornale, come tutti i buoni bravi italiani all'estero, mi fa incazzare sinceramente stare lì ad aspettare che qualcosa cambi. La signora veramente del popolo, e le ho chiesto ma perché lei vota b***o? E lei mi ha detto la mattina s'alza nu dritta e nu fes. Lui dritta da fregare l'UFES, l'UFES adesso fregato. Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possono votare facendo il proprio disinteresse. E lui sfotte pure a dire che noi non sappiamo fare la spesa, ma lui si deve stare attento perché noi anziani abbiamo un bagaglio dietro le spalle che lui non se lo sogna nemmeno. Quello che abbiamo fatto, il voto che ci abbiamo dato, ce lo siamo. Dai, è fatto anche da persone normali. Uno studio corrente dice che la media del pubblico italiano rappresenta l'evoluzione mentale di un ragazzo che fa la seconda media e che non sta nemmeno seduto nei primi. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.